Ciao, ciao Antonio e grazie della possibilità che ci dai di poter dire la nostra opinione riguardo a questo momento. Un saluto da parte mia, di Daniele Nardi, ovviamente di tutto lo staff di Nardi Immagine, e un saluto a tutti gli amici anche di Sport Chilometri Zero, che è la pagina web di cui ti occupi. Niente, riguardo alla tua domanda, da dove io trovo l'entusiasmo, anche soprattutto in questo momento, io fondamentalmente sono una persona molto positiva. Io vedo sempre il bicchiere mezzo pieno e non riesco a vedere il negativo. Anche in una situazione come questa, che può sembrare drammatica, può sembrare una situazione da cui non ne usciamo più, in realtà è un momento che forse ci voleva, forse ce lo meritavamo, chissà. Solamente sono sicuro di un fatto, che finito questa fase, che non sappiamo quanto durerà, ma sicuramente finita, le situazioni, le cose, tutta la vita sociale avrà un valore molto più importante, perché ci ha insegnato questa situazione a dare molto più valore a cose che prima magari pensavamo di dare per scontato. Poi ovviamente il cambiamento dipende sempre da noi. Ci saranno persone che cambieranno, altre che non lo faranno. Per quello che mi riguarda, se ho entusiasmo ora, ti puoi immaginare dopo quello che può succedere. Poi, giustamente, quello che te mi dicevi, quando ti sei accorto che la situazione poteva diventare critica, personalmente mi sono reso conto, ma poi anche parlando con la Silvia, con la mia socia, ovviamente, che la situazione cominciava a essere grave, poteva diventare grave quando questa epidemia non si fermava più al focolaio del nord, quindi Milano, Lodi, eccetera, ma cominciava a spostarsi verso il basso, quindi l'Emilia, e un grande focolaio c'era anche verso la Romagna. Quindi si parla di fine febbraio. Di già lì avevo già intuito e capito che lì a breve avrebbe colpito tranquillamente anche la Toscana, quindi Arezzo, ma tutta Italia. E quindi diciamo che diciamo più o meno fine febbraio, tant'è vero che noi siamo molto attenti a questo fatto, e quando ci siamo resi conto che la situazione era molto 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 grave, abbiamo deciso di chiudere tutti e due i nostri saloni addirittura prima che il governo poi dichiarasse la chiusura obbligatoria. Quindi quando la situazione ci siamo resi conto che era veramente grave, abbiamo deciso di chiudere. Questo perché prima di tutto viene la salute e poi viene tutto il resto. Però adesso, fortunatamente, come dicevi te, ci prepariamo alla fase 2. La fase 2, secondo me, bisogna iniziarla prima possibile, perché un mese fa ragionavo in un modo, dicevo, prima dell'iniziare bisogna sistemare bene tutte le cose, perché quando ripartiamo bisogna ripartire alla grande. Adesso ragiono in un altro, perché mi rendo conto che non possiamo sconfiggere il virus in poco tempo, ci vorrà tanto tempo, e quindi dovremmo essere costretti per molti mesi a convivere col virus. A questo punto, secondo me, non conviene tenere più chiuse le attività, ma bisogna cominciare a riaprirle, ovviamente seguendo dei protocolli ben precisi e stando molto attenti a quello che si fa. È normale che il lavoro sarà diverso rispetto a prima, sarà un lavoro molto più meticoloso, personalizzato, con pochi clienti in negozio. Mettere le poltrone, fare sedere le persone in poltrone alternate, quindi non vicine, ma sempre lasciare dei vuoti nel mezzo, non tanto personale a lavorare, quindi lavorare con dei turni e rispettare molto gli appuntamenti. Questo è una cosa di cui non bisogna assicuramente tirarsi indietro. Ecco perché prima si riparte e meglio è, perché comunque tutto quello che bisogna fare già lo sappiamo, e quindi secondo me più si aspetta, peggio è. Un'altra cosa che ti mi dicevi giustamente, cioè quando riparti, cosa è che farai di nuovo? Io ho in mente tante cose da fare di nuovo, anche perché ci sarà una carica dentro che ci morde. Stare un mese e mezzo, anche due, saranno due, e poi alla fine di mesi che stiamo fuori dal negozio, lontani dai nostri clienti, sono tanti, quindi l'energia sarà tantissima. Ma per prima cosa, prima di tutto, bisognerà risistemare le teste delle persone, perché ci sono persone che sono 2 mesi, anche più, che non fanno i capelli, quindi ci sarà da sistemare prima i colori delle persone, delle donne, soprattutto i tagli, riportare più persone a uno stato decoroso, perché la testa, i capelli sono una parte importantissima per noi stessi. Quindi prima risistemiamo quello, dopodiché, una volta che siamo anche riabituati a lavorare con questo modo diverso, con questa nuova metodologia, allora pensiamo a proporre nuovi tagli, nuovi colori, tendenze, tutto quello che fa parte del nostro
del nostro lavoro. Detto questo, non mi rimane altro che ringraziarti per lo spazio che mi hai dedicato, che ci hai dedicato, e speriamo quanto prima di poter ridire la nostra su questo canale. Grazie mille. Ciao Antonio.